Buongiorno, volevo fare questo video per i simpatizzanti del canale e per confermare allora l'incontro di sabato 31 di questo mese. Guardo il calendario per essere sicuro di non fare lapsus. Sabato 31. Allora, chi desidera incontrarsi, insomma, chi desidera partecipare a questo incontro, la sede è Abano Terme. La piazza di Abano Terme, insomma, il passaggio pedonale, insomma, di Abano Terme, ce n'è uno che è anche la passeggiata, l'albergo principale di Abano, il più prestigioso una volta, adesso in disuso, che è l'Hotel dell'Orologio. Davanti a questo Hotel dell'Orologio c'è una fontana. Ecco, il luogo dell'incontro è su questa fontana, ai margini di questa fontana ci si può sedere e quindi ci possiamo trovare lì. È un posto simpatico. Il tempo dovrà essere un tempo un po' lungo, no? Quello in cui ci possiamo incontrare, perché non tutti arriveranno alla stessa ora. Quindi, insomma, l'orario dell'incontro è tra le 11 e le 12 di mattina, in modo che poi abbiamo la possibilità di andare a mangiare. C'è la possibilità di prenotare. Chi mi dà l'adesione eventualmente al pranzo, c'è la possibilità di andare a mangiare bene in un albergo, in un buon albergo, insomma, di Abano, dove chi vuole può anche pernottare eventualmente. Il prezzo del pranzo sono 20 euro tutto compreso, insomma, dall'antipasto fino alla, oppure ci si può arrangiare, o si mangia, o chi vuole mangia il sacco, o chi vuole. Ma non sono molti purtroppo i luoghi dove si mangia a prezzo fisso il sabato. Quindi il problema del mangiare, per chi vuole, si va a mangiare insieme a 20 euro a mezzogiorno in questo albergo. Serve però l'adesione, perché dovrei prenotare. Poi chi volesse fermarsi alla sera potrebbe cenare sempre in questo albergo e sempre a 20 euro, sempre prenotando. E potrebbe anche dormire a un prezzo modico. È quello che fa i prezzi più bassi, insomma, del luogo. Anche qua bisogna sempre dare l'adesione, una prenotazione. Allora, io posso prenotare, ma devo avere la conferma sicura, altrimenti vi posso dare i termini di questo albergo, potete farlo voi telefonicamente, oppure vi arrangiate, insomma, non c'è problema. Noi staremo insieme nel pomeriggio di sabato, insomma, no? Poi chi si ferma a cena, magari possiamo anche cenare insieme oltre che pranzare insieme, e poi chi si vuole fermare ha, come dicevo, la domenica libera per andarsi a vedere Padova, o c'è anche il treno per Venezia, in poco più di mezz'ora uno è anche a Venezia, insomma, vedete voi. Poi alla domenica chi viene è libero poi di muoversi, di fare quello che vuole, insomma. Chi prenota, chi dorme nell'albergo, c'è anche la piscina termale, per cui, insomma, chi volesse fermarsi, insomma, e usare la piscina termale, è compresa nel prezzo. Per quello che riguarda particolarità organizzative, nella voce community di questo canale, alla home del canale, troverete delle indicazioni. Io ho cercato di pensare a quello che potrebbe essere utile sapere e l'ho scritto lì, metterò il link anche sotto questo video. Quindi lasciate lì dei commenti, o se avete dei problemi chiedetemelo da lì e io cercherò di rispondervi, insomma. Ripeto, una cosa che ho scritto lì di interesse pratico, per arrivare ad Abano è abbastanza semplice, perché chi viene col treno si ferma a Padova o si ferma a Terme Euganee, è lo stesso. Si prende poi un autobus che è la linea M di Montegrotto, e la linea M va appunto da Abano a Padova, e in mezzo c'è Abano, per cui sia che uno si fermi a Padova sia che uno si fermi a Montegrotto prende questo autobus, e in mezzo, in una delle stazioni intermedie, c'è Abano e lì si ferma. La zona centrale di Abano è quella, non è difficile da trovare, e quindi ci si può incontrare, insomma, non è difficile. Magari due o tre arrivano alla stazione di Montegrotto e hanno la difficoltà poi di prendere l'autobus che so io, insomma, si può anche organizzare il fatto di venirli a prendere in macchina. Vediamo anche quanti siete, insomma, no. Non è necessario essere in molti, insomma, quelli che ci siamo
ci troviamo, facciamo quattro chiacchiere insieme, insomma, passiamo il pomeriggio insieme. Dopo mangiato andiamo in un posto carino, secondo me, dove ci sono dei laghetti, lì possiamo stare in mezzo al verde, insomma, ci sono dei tavoli e possiamo raccontarcela, insomma. Se poi avete delle altre proposte, insomma, dei suggerimenti per come trascorrere il tempo insieme, ben vengano, insomma, intanto ci conosciamo. Probabilmente ci sarà anche qualcuno del gruppo di lettura, insomma, che coordino qui alla Biblioteca di Abano, e quindi conoscerete anche loro. Queste come notizie pratiche, confermo l'incontro per i simpatizzanti del canale per sabato 31 agosto, che vuol dire non sabato questo, ma sabato l'altro. Ormai è vicino, insomma, per cui serve avere una posizione chiara su questo evento. Poi io sono stato via in vacanza qualche giorno in questo periodo, anche perché qui faceva un caldo insopportabile, insomma, bisognava trovare un luogo dove vivere. In vacanza sono riuscito ugualmente a leggere qualcosa, pur tra l'abbaiare dei cani e il rumore delle motoseghe, insomma, di tutto quello che riguarda lo sfalcio dell'erba, il taglio dell'erba, della legna, insomma, tutte queste cose qua. Comunque ho letto qualcosa. In particolare ho terminato i quaderni di Malte Laudris Brigg, libro, romanzo, insomma, scritto, romanzo particolare, scritto dal sommo poeta Rilke, Rainer Maria Rilke, del quale avevo già letto altri lavori poetici questa volta, e in particolare anche tutte le elegie duinesi. È un'opera molto interessante, molto particolare, non ha una trama praticamente, è una serie di riflessioni. A me ricordano un po', diciamo che l'atmosfera è molto diversa, ma insomma mi ricordano un po', se lo devo associare a un altro libro importante, il libro di Pessoa, il libro dell'inquietudine. Siamo due mondi, due atmosfere diverse, ma insomma il modo di rappresentare le riflessioni, insomma, cioè il modo di scrivere un libro secondo delle riflessioni estemporanee di un personaggio che in realtà poi è un alter ego dello scrittore, diciamo, si possono avvicinare, si possono accostare, ecco, se non proprio mettere insieme. Poco fa ho letto anche il libro dell'inquietudine, ho postato il libro dell'inquietudine di Pessoa e mi piacerebbe che poteste ascoltarlo, perché è un'opera eccezionale, secondo me. Quindi ho concluso questo libro e l'ho postato ieri, e inoltre ho letto anche l'ultimo libro dei Vangeli, quello di Luca, che ancora mancava. Ho fatto la lettura integrale degli altri quattro Vangeli. E ho letto anche il libro dell'Apocalisse della Bibbia, quindi ho postato tre momenti della Bibbia che io giudico molto importanti, insomma, tra i più notevoli, tra i più belli, tra quelli che vale la pena di essere conosciuti, tra quelli che secondo me serve diffondere. E quindi il libro dell'Apocalisse, che è anche, come dicono, uno dei più difficili, e poi il libro di Giobbe, e poi il Cantico dei Cantici. Ecco, e con questo, insomma, per ora mi sembra di aver concluso la parte delle letture spirituali, che però sono delle letture che secondo me vanno fatte, vale la pena conoscere, perché la storia dei Vangeli, insomma, molti dicono che si tratti di una delle più belle storie del mondo. Allora, insomma, un canale che si dedica anche al racconto delle storie, insomma, non può trascurare una delle storie fondamentali per l'umanità occidentale, come quella dei Vangeli. Ecco, allora ci sono tutti i Vangeli letti da me e questi tre episodi della Bibbia. Faccio presente che io non sono credente, insomma, per cui li ho letti come li può leggere uno che non è credente, ma che comunque, insomma, tiene in considerazione e rispetta quanto vede scritto in questi libri.
e rispetto a coloro che questi libri invece li studiano, li vivono, li sentono profondamente. Perché questo poi deve essere anche, insomma, nel nostro spirito, quello di rispettare le diversità, tutte le diversità, e anche quelle di credo, di fede, insomma, no? E quindi anche queste letture sono fatte. Poi ho letto sto leggendo alcuni racconti più brevi, e poi ci sono anche molte cose che sto cercando di ripostare, sempre tenendo conto del criterio di postare ormai delle opere, per quello che riguarda i romanzi più lunghi, di postarli integralmente in un unico video. E quindi sto facendo questo lavoro, no, di un po' miglioramento dell'audio per quanto mi riesce, e poi di ripostarli in maniera integrale in un unico video. Spero che questo possa essere utile, e possa essere utile che libri postati magari anni fa, quando poi gli iscritti erano molto meno, insomma, vengono riproposti e quindi vengono presi in considerazione anche da chi poi si è iscritto più tardi a questo canale, insomma. Quindi sto facendo anche questo lavoro, e progressivamente entreranno anche questi video e questi romanzi. È un lavoro che mi devo un po' frenare a fare, perché mi piacerebbe buttarli dentro tutti in un solo momento, ma non è possibile, altrimenti vengono un po' sprecati, insomma, e c'è bisogno di tempo un po' per digerire. Quindi questo succederà, insomma, nei prossimi tempi. E nel frattempo ci saranno anche, ovviamente, delle letture nuove, seguendo il criterio che ho sempre seguito, un po' delle associazioni, di quello che al momento mi risulta più interessante, degli stimoli che via via ricevo anche leggendo, insomma, e quindi proponendo anche, se possibile, delle letture originali, insomma, di autori che magari avete sentito poco, che so io. Questo che è un po' sullo spirito anche, no, del canale. Poi sono andato a rivedermi anche alcuni commenti che mi avevate fatto al video in cui vi chiedevo dei vostri suggerimenti, se avevate delle curiosità nei confronti del canale, nei miei confronti, così, insomma, quelle curiosità che vengono fuori poi, insomma, quando si fanno i live, no? E che a volte, insomma, emergono, quelle domande che si fanno. Ho visto che in realtà non avete molte curiosità per quello che riguarda le mie cose personali, insomma, o le mie motivazioni, o quello o altro di questo tipo. I suggerimenti che sono venuti fuori erano un po' più che altro dei suggerimenti riguardo al modo di rendere più visibile il canale, di promuoverlo di più, insomma. Come dire, erano più indirizzati, più che non alle curiosità personali, più a una modalità di vendita, di promozione del canale. Vabbè, mi fa piacere, però ormai, insomma, sono venuti fuori dei criteri. Vediamo un po'. Vedo un attimo di raccogliere qualcuno di questi suggerimenti e di rispondere. C'è chi mi propone di inserire i link ai vari capitoli per poter saltare facilmente dall'uno all'altro. È sufficiente fare un commento o mettere in descrizione le tempistiche. Le copertine poco importano. Sì, è vero, bisognerebbe mettere i tempi dei vari capitoli, insomma, soprattutto se una lettura è molto lunga. Però c'è da dire che molte delle letture molto lunghe sono state già proposte in capitoli una prima volta. Mi ricordo che Karamazov li avevo fatti in quasi 100 video, insomma, no? E quelle letture si disperdono molto, insomma. Rifarlo adesso richiede un certo tempo, un certo lavoro, che non ho molta disponibilità di farlo. Chiaramente, se qualcuno volesse darmi una mano nel fare questo, nel senso, se qualcuno vuole ascoltarsi, che so io, il Karamazov o i demoni o qualcos'altro, e poi col libro sotto mano, e poi dirmi i tempi dei vari capitoli, insomma, io sono ben lieto di metterli sotto, ma per me ormai è un po' difficile. Posso prenderlo in considerazione per le letture nuove, semmai,
che andrò a fare. Per quelle vecchie ormai è così. Poi c'è qualcuno che mi dice le sono grato per il suo impegno, per me va bene così. E poi c'è Marco Discendenti che mi scrive che il player di YouTube non è l'ideale per gli audiolibri lunghi. E questo lo so, ma è un problema difficile per me da superare. Allora fa come penso facciano in molti, si scaricano i video e poi lo ascoltano su dei lettori MP3, penso, no? E così si muovono anche più facilmente, anche di pochi secondi. Lo so che il player di YouTube non è l'ideale, però YouTube è il luogo dove più persone possono arrivare, dove si può arrivare a una categoria la più vasta possibile di persone, mi riferisco a persone di preparazione diversa o di diverse conoscenze o di diverso interesse che riguarda la letteratura. Per cui rimane comunque lo strumento nel quale vale la pena postare. Se poi in futuro si presteranno altre piattaforme, piattaforme di podcast, dove è possibile mettere dei video, dove è possibile avere poi la stessa diffusione, le stesse possibilità che offre YouTube di visualizzazione, ben venga, insomma, vedremo. È sempre un materiale che è possibile utilizzare, questo, insomma, non è che un grande romanzo perde di modernità, insomma, che un classico, non c'è mai un momento in cui un classico non continui ad essere attuale. Quindi il luogo dove postare, sì, è un problema, e lo so che YouTube non è il luogo ideale per raggiungere tutti, che ormai, insomma, i più interessati agli audiolibri si servono di altri strumenti. E poi il discorso è complesso, perché adesso sono intervenuti Audible, Storytel, sono intervenuti altri attori, i quali stanno cambiando poi il modo di fruizione, tutto un sistema, insomma, bisognerà vedere cosa succederà, insomma, cosa succederà anche di noi piccoli, insomma, che leggiamo così, per passione, insomma, no, sta tutto, sta succedendo quello che è successo quando sono arrivati i supermercati per i piccoli negozianti, ma vedremo, insomma, vedremo. Una delle possibilità è quella poi di leggere quelle cose che invece alle grandi masse non interessano, insomma, no? Cioè la qualità delle letture che si fanno, non dico tanto dal punto di vista della voce quanto invece del testo che si va a leggere, sapendo, tenendo in considerazione comunque che, insomma, alla qualità poi non c'è una corrispondenza di visualizzazioni. Se si reggono cose di qualità, gli ascolti o le visualizzazioni saranno comunque basse, ma pazienza, insomma, l'importante è fare delle cose che siano anche importanti, insomma, non cedere alla voglia di andare incontro ai desideri di massa, perché poi, insomma, è quello che succede e che appiattisce tutto, insomma, no? Andando sempre di più incontro a quello che vuole la gente, si finisce sulle telenovelas, insomma, e questo non è la mia intenzione. E poi, vabbè, per rendere il canale, migliorare la qualità dell'audio, io, così come sono organizzato, faccio quello che posso. L'audio di adesso non mi sembra così pessimo, certo non è quell'audio da studio, insomma, e quindi mi devo accontentare di questo, però penso che sia ascoltabile, ho sentito molto di peggio. Poi io penso che non più che non puntare in maniera ossessiva ad arrivare a colpire l'attenzione, penso che, come diceva Cristo, lasciate che i pargoli vengano a me. Mi piace di più sapere che ogni tanto qualcuno si accorge che esiste questo canale e se ne accorge per caso e poi comincia ad apprezzarlo, insomma, no? Mi piace arrivare in maniera anche lenta,
è inutile cercare quelle cose che a tutti i costi vogliono colpire l'attenzione. Questo in genere lo fanno quelli che hanno poco da dire, insomma. Ecco, io penso che se hai molto da dire, con molta pazienza, no, non tanto io, ma insomma quanto i testi che si leggono, con molta pazienza qualcuno sempre di più arriva e quando qualcuno arriva poi magari ci resta, insomma. Poi Marina Manzini mi scrive: secondo lei, Walter, i social sono diventati come delle moderne piazze dove si lapida e si condanna? Se 2000 anni fa si guardava il condannato, oggi non lo si guarda più negli occhi, anzi ci si cela dietro un nickname. Mi piacerebbe una sua riflessione, se ha un'idea in proposito. Beh, i social sono dei luoghi, secondo me, molto, molto discutibili. Ed è questo uno dei motivi per cui anche evito di prendere posizioni, anche in politica, anche in fatti di questo tipo. C'è molto la tendenza a cedere al primo impulso e soprattutto a rispondere a delle informazioni, a delle notizie che spesso sono o tendenziose o sono insufficienti, insomma, o sono delle false notizie. Intanto la tendenza di farsi spostare, di far spostare l'attenzione dove più conviene in quel momento e poi di lasciarla quando questo conviene. E poi non c'è la possibilità di approfondire, e chiunque tenta di approfondire una notizia è ignorato. C'è più anche qua la volontà di colpire, insomma, di colpire rapidamente e poi di non andare a fare un esame di coscienza. Allora, per chiarire meglio questo concetto, insomma, io invito, visto che pochi giorni fa è morta purtroppo Nadia Toffa. Io in un periodo non sospetto, cioè penso un paio di giorni dopo la sua crisi, dopo l'inizio dell'esordio della sua malattia, avevo fatto un video in cui consideravo come questa notizia veniva data. Poi ne ho fatti alcuni altri riflettendo su questa cosa. E riflettendo come l'informazione usava questa notizia e come lei in qualche modo fosse uno strumento. Beh, ecco, ho visto che dopo la sua morte molti hanno fatto dei mea culpa, hanno fatto degli atti di pentimento per i sospetti che avevano insinuato, per quello che avevano detto, per come l'avevano insultata. Io andando a vedere quei video credo di essermi sforzato di cercare di capire e di vedere quali erano anche i punti deboli dell'informazione. Tra l'altro mi sono reso conto come l'informazione data parzialmente aveva creato degli schieramenti, no? Aveva poi favorito interpretazioni diverse, non giuste di quella cosa lì. Insomma, come su quella cosa lì, dico cosa, insomma, quella notizia, quel fatto sia stato interpretato e poi sia stato seguito secondo delle informazioni date sempre in maniera parziale, quando potevano essere date in maniera più approfondita e più corretta, e come questo abbia poi permesso, reso possibili varie interpretazioni e varie posizioni, e poi abbia diviso le persone che seguivano questo fatto, per cui c'erano i followers, c'erano i haters, c'erano. Insomma, sono invece su un caso umano che meritava rispetto e comprensione. E come poi a distanza molti si siano pentiti di quello che avevano detto e delle interpretazioni che avevano fatto. E come poi adesso se si va a vedere sulla rete, bene o male, siano sparite tante notizie, tante informazioni che invece prima avevano invaso il web. Quindi, insomma, questa è la rete, insomma, se si cerca di ragionare con i mezzi che si hanno a disposizione, cercando di scavare dentro le notizie e prima quindi di approfondire le informazioni, di vedere dove le informazioni puntano e cosa le informazioni poi i giornali omettono di dire, insomma, se si hanno delle curiosità di capire in profondità. Questo in realtà non funziona, insomma, funziona la pancia,
e quindi tutto quello che succede quando si segue la pancia, quando si segue una propria convinzione, un proprio pregiudizio. Motivo per cui, secondo me, vale la pena stare il più distante possibile da questo. E quindi la letteratura è un buono strumento, secondo me, per poter dire delle cose senza creare divisioni, senza offendere o senza provocare nessuno, e poi invece permettere una riflessione più profonda e più convincente sui temi fondamentali della vita. Temi fondamentali della vita che mi permettono poi di rispondere a chi mi scrive che ci vorrebbero letture di testi più allegri, modelli di vita graziosi a buon fine. Ecco, la vita purtroppo non è così. La vita non è che ci propone continuamente esperienze graziose, modelli allegri che vanno a buon fine. La vita stessa non va a buon fine, perché al di là della vita ci aspetta la morte, e quindi è qualcosa che dobbiamo elaborare. Insomma, capire la vita vuol dire capire la sofferenza, vuol dire saper rispondere alla sofferenza, vuol dire saper uscire dalle contraddizioni che la vita ci propone, vuol dire sempre affrontare tutti. Ecco, allora, la letteratura non può, come dire, la letteratura, la poesia, insomma, non può essere qualcosa che si discosta dalla vita, insomma, deve rappresentare la vita con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue, in tutti i suoi aspetti, insomma, dai più belli ai più scabrosi, insomma, ai più difficili. E ci sono le malattie, le brutture, quindi queste non si possono ignorare. Quindi, se si vuole rispecchiare quello che succede nella vita, e rispecchiarla ci permette poi di capirla nei suoi vari aspetti e di rifletterci, e poi di trovare un nostro modo per interpretare la vita, insomma, per essere il più possibile attori e non burattini, insomma, in quello che andiamo a vivere, insomma, ecco. Dobbiamo affrontare anche i temi scabrosi, non si può, a costo di perdere Daniela Nedelcu, la quale da questo punto di vista minacciava di togliersi dal canale, di togliere l'iscrizione. E poi, insomma, perché togliere l'iscrizione, insomma? Si può guardare anche quelle cose che non suscitano in lei dispiacere, insomma, quelle cose. Ci sono anche cose allegre, insomma, nel canale. Non tutto è triste, non tutta la vita è soltanto tristezza, no. Le suggerivo, per esempio, di guardare o di ascoltare lo Zibaldino di Guareschi, insomma, ecco. Ci sono cose che sono anche allegre, interessanti, divertenti, insomma, in cui si può ridere bene, si può ridere per una comicità, per una bella comicità, non banale, insomma, ecco, come quella di Guareschi, insomma. E poi, vabbè, poi c'è stato qualcuno che, sono molto giovane, ho iniziato a leggere grazie a lei, e queste sono quelle cose che mi fanno piacere. Scopro che ci sono anche persone giovani, sono anche ragazzi che seguono questo canale, mentre mi ero fatto l'idea che, insomma, più che altro fossero persone di una certa età, che i giovani andassero altrove, ma insomma ci sono alcuni giovani, secondo me sono particolarmente in gamba, diciamo così, che hanno la pazienza di seguire anche quello che questo canale propone. Si offriva anche di fare una copertina, insomma, un format di copertina che poi si potrebbe usare in ogni video. Questa proposta mi fa piacere e la accolgo volentieri. Se mi fa avere la sua mail, o se mi manda per mail questo progetto di copertina, mi fa molto piacere. Fradi Foster, come al solito, mi chiede di mettermi una parrucca bionda, di truccarmi e di leggere con un cilicio attaccato dove non dico,
che dire, Freddy poi, insomma, però non è così, così cattivo come si propone, insomma, è un provocatore, insomma, però è un provocatore buono, insomma, è un provocatore anche che non è stupido, è un provocatore che legge molto e che mi ha dato anche dei buoni consigli in passato, per cui, insomma, bene o male le sue provocazioni mi sono anche a volte simpatiche, insomma. Certe cose potrebbe risparmiarsele, non tanto nei miei confronti, ma nei confronti magari di altre persone che magari vede nel mio canale e con le quali poi prosegue la provocazione, insomma. Finché provoca me va bene, insomma, no, non è un grande problema, ma perché provocare anche altri, insomma, non... No, Freddy, insomma, beh. Poi non sono arrivate altre domande, altre curiosità. Fermo qui con le risposte, insomma. Ripeto, mi aspettavo più delle curiosità di tipo personale, anche se non troppo personali, insomma, no, su quelle no, non mi piace scendere, insomma, però... Per quello che riguarda le motivazioni, i propositi o queste cose qua, mi aspettavo qualche curiosità in più. La linea per ora rimane questa. Vi aspetto, insomma, aspetto chi intende partecipare a questo incontro e spero che sarà una giornata carina, che passeremo bene insieme. Le informazioni, ripeto, le troverete sulla community, alla voce community nella home di questo canale, e comunque vi metterò il link sotto questo video. Per intanto un saluto.